tanti ritornelli. Salve a tutti, salve a tutti, ciao ciao ciao, benvenuti. Buon venerdì. Bisogna fare presto oggi, eh? Sì. Bisogna fare presto perché tra poco in serata, questa sera, così saremo a Fratta di Cortona. Cortona, nella Retina. Di Arezzo. E quindi fra che siamo a Cortona, sì, faremo anche la canzone Che sarà, che sarà, che il paese mio che sta sulla collina. Vabbè. Era appunto Cortona. Era questo paese. Era appunto Cortona, sì. grande autore. Jimmy. Jimmy Fontana. Jimmy Fontana aveva fatto la musica, sì, ma c'è il grande autore, era Migliacci, che abitava proprio, a era nato a Cortona. Vabbè, tutto questo in più. Allora, parto io oggi con Colori a Venezia, bellissima quella canzone, veramente, sì, alla grande. Revival VIP, abbiamo Luiselle. Tu te la ricordi? Diviso no, diviso adesso, no. Adesso ve lo spiegherò chi è. Sì, sì. Tra l'altro devo dire che proprio poco tempo fa è venuta a mancare, sì. Daniele Tarantino sul mio soffitto, e poi conosciamoli meglio, nella Cammarone, Andalia, bella. E poi oggi abbiamo anche la nostra Valentina Carati con la sua Valles Week Chart. E poi, yeah, e Franco Bagutti, Mama. Mama. Sì. Ha detto mamma. Allora, partiamo con Colori a Venezia. Colori a Venezia è una canzone che ho scritto insieme a un amico proprio veneziano, un bravissimo autore, bravissimo cantante. Stefano Ronchi. Stefano, sì, Ronchi, e abbiamo scritto insieme questa Colori a Venezia. L'ho presentata la prima volta a Berlino, quindi c'è stato veramente... È un bellissimo terzinato, sì, ed è una bella canzone. Bell'arrangiamento. A tutti voi e soprattutto... Io e Stefano l'abbiamo dedicata probabilmente a una delle più belle città del mondo, che è Venezia. Ok? Sicuramente. Vado? Vai. Vai. Colori a Venezia. Respiro l'odore di questa città che galleggia nel tempo e nell'eternità. Sulle note di una canzone una gondola passa e scivola via. Stendo il cielo ed è già un'emozione, Venezia è fatta di magia. Sono un uomo dai mille colori, pennello e tela, i miei tesori, ma innamorato di questa città, dove la gente sopra i ponti passa e va. Gianonelli.
Revival VIP, vediamo cosa ha preparato la nostra straordinaria redazione, che non smetteremo mai di ringraziare davvero per l'ottimo grande lavoro. Sì. Luisel Lavigna, video originale del 1969. Oggi vogliamo rendere omaggio a Luisel, una cantante italiana scomparsa lo scorso 27 aprile. Nel 1964 fu scoperta dal paroliere Carlo Rossi, che l'anno dopo diventò suo marito e di cui rimase vedova poi nel 1989. La sua grande popolarità arrivò nel 1965 grazie alla partecipazione a un disco per l'estate con Andiamo a mietere il grano. Andiamo a mietere il grano, il grano, il grano, raccoglieremo l'amore. Sì, questa la ricordo molto bene. Brano che contenne infatti un notevole riscontro discografico. Alla stessa manifestazione, negli anni successivi, la cantante presentò con buoni risultati altri brani, sempre ispirati alla tradizione popolare. Il Pontile nel 1966, La Scogliera nel 68 e appunto La Vigna nel 1969, video che vedremo fra poco. Alla grande, Revival Week, grazie redazione per averci dato questa opportunità. Tra l'altro noi abbiamo fatto di Carlo Alberto Rossi, abbiamo fatto anche delle versioni, certo, nuove con una bellissima pièce domani. Lui era un grande, certo, editore, quindi alla grande. Allora, Revival Week. Volare, cantare. Vorrei giocare con te in mezzo ai prati, con le farfalle nel cielo e il sole sul viso. Saltare con la tua mano tra le ginestre, sentire la brina bianca sulle mie guance. Vorrei allungare le mani dentro le siepi, quando in estate le more sembrano perle. Cosa guardi, Luciano? Guardo sul mio soffitto, ma non vedo niente. Non ci sono neanche ragnatele, devo quando dire. Quando sei qui? Non è nemmeno viola. Quando termina quindi... lì, è sempre tutto bello pulito, non ci si può neanche sbizzarrire a dire... Che ne Però so. Chissà cosa dice il nostro Tarantino oggi. Che dice? Sul mio soffitto. Ah, vabbè, nessuno. Vabbè, vediamo, dai. Sarà forse un po' stretto, ma ci sta. Lo tengo lì in quei giorni che piove, esce e si accende soltanto per te. Non so cosa sarà, non c'è niente
sarà. Faccio partire la sigla per andare a conoscere meglio l'artista di oggi. Andiamo. Sigla! Tienilo per te, non dirlo a nessuno. Canto così, dall'emozione il mio mestiere. Conosciamoli meglio nel salotto di Ritornelli, è ritornato a furor di popolo Gianni Trudini. Ciao Paola! Ciao Gianni! Buongiorno, buonasera a tutti, ciao ragazzi! Ritornelli ti aspettava fervente per sapere da te le novità, cosa è vuole in pentola? È un onore stare qui con voi, con gli amici, ho tante novità. Guarda, ma vedo un tavolo apparecchiato qua. Abbiamo ricordi del passato, del presente e del futuro. Anche quindi, ricordi del futuro a Gianni Trudini. Sì, dopo dovete ricordarvi quello che faremo nel certo. futuro. A proposito di ricordi, cosa ti ricorda Baila la Vida? In che momento di vita la piazziamo questa canzone? Baila la Vida fa parte di un disco che poi è inserito anche in diverse compilation, perché è una cumbia, no? Quindi ballo il super ballo popolare. Che adesso sta andando fortissimo, le cover vengono trasformate a cumbia, vengono arrangiate in modo così ballereccio. E questa cumbia che ho scritto insieme a Giorgio Bessani, che è il mio socio, insomma dopo ti faccio sentire anche delle cose, ti faccio vedere delle cose che abbiamo fatto insieme, e insieme anche a Bruno Conti, che è un autore piemontese. Salutiamo il Piemonte. Sì, abbiamo molto seguito, infatti. Tu lo sai. E quindi l'ho scritta apposta per i ballerini. Ecco. Perché dovete ballare questa cumbia magica. Che è un inno al divertimento. È un inno al divertimento e soprattutto alla vita. Alla vita. Sì. Tu sei una persona allegra o triste, Gianni, fuori dal palco? Io sono malinconico a volte. E a volte sono anche gagliardo, goliardico. Gagliardo del Roma. Sono stato demenziale. È vero, tante fasi. Tante facce. La primissima volta che sei salito su un palco a presentare un tuo brano. Cosa mi dici? Cosa mi chiedi? Ma non a cantare, proprio a presentare tua canzone. Sì, sì, sì. Ero giovanissimo, perché ho iniziato a scrivere canzoni quando andavo alla prima media, così, con gli amici, avevamo il gruppetto, così. La prima canzone, non me la ricordo neanche, era dedicata a un amore, così, a una ragazza. Quindi ecco, non avevano doppi sensi le canzoni di allora, erano così, ma neanche quella di oggi, anche quella che passeremo adesso, perché Baila la Vida ha un senso unico, l'amore per la vita. Questo ci insegna Gianni Trudini. Quella
A suon di nacchere? E quando si tratta di Andalusia, tu sabes che mi prende adentro la passione spagnola. Vuoi dire nel corazón? Nel corazón. Paola, quando parla, la Paola parla spagnolo, ci vuole non bene. Le dico, scusami. Dai. Perdonami. No, perdonami, non la S, quindi, giustamente. Giustamente. Tu sai, sapete che non è così. Beh, però un pochino. Fanno sapere. Vabbè. Andalusia. Elena Camarrone. Quello che faccio con te, peccato non è. Siamo io e te, non so che cos'è, sorrido senza un perché. Il nostro viaggio sarà un sogno per me che non finirà. La speranza c'è che vieni via con me, in un mondo che tanti problemi non ha. Questa stanza può, soltanto se lo vuoi, trasformarsi in un mare per noi. E adesso arriva, come tutti i venerdì, la nostra Valentina Carati, questa giovane cantante bravissima bolognese, che ci fa ascoltare la canzone un po' più in voga più del in momento. Voga. Ci discostiamo un po' dalla musica da ballo e andiamo ad ascoltare la hit del momento. La hit del momento. I like the way you kiss me di Artemas. Il brano è un gioiello dell'alt pop inglese che cattura l'attenzione con la sua brevità ma intensa espressività. La canzone, che esplora temi di intimità e distacco emotivo, si distingue per i suoi ritmi pulsanti e un sound che mescola il pop futuristico con le influenze dark degli anni Ottanta. Artemas, con la sua voce cupa e melodica, crea un contrasto intrigante con l'energia cinetica del brano. Il singolo è un inno all'antiromanticismo, dove la passione prevale sull'impegno, riflettendo la complessità delle relazioni moderne. Il sound seducente e la musicalità perfetta per le condivisioni di video sui socials la fa volare in testa a tutte le classifiche mondiali. E allora vai con Valentina Carati. I can tell it hits, 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 hits. Not trying to
mamma. Ma dovremmo chiederlo al maestro Franco. Mamma. Lui dice mamma. Mamma. No. Non mamma. No, magari sono 11 petali e quindi all'undicesimo mamma, non si sa. Franco Bagutti, mamma. Mamma. Ciao amici. Ciao a tutti, grazie di essere stati con noi. Soprattutto noi vi ringraziamo per la vostra pazienza. No, io Luciano mi pongo una domanda, siccome andiamo a Fratta di Cortona. E dobbiamo muoverci. No, io mi domando, ma cosa mangeremo stasera? Quale sarà la specialità? Non lo so. Sono sempre delle belle sorprese, perché sono tutte sagre che hanno delle grandi specialità. Questo potrebbe essere un dubbio. Se non sbaglio, a Fratta di Cortona, mi pare qualche anno fa, che si mangiò un bel cacciucco. Quella. Però non sono certo, quindi a noi comunque ve lo diremo nei prossimi giorni, sì. Anzi domani. Ci vediamo domani, ciao, grazie amici. A tutti, ciao ciao. Quanti ritornelli